me è sicuramente un motivo di onore, di orgoglio ricevere il premio Tegea. E infatti colgo l'occasione subito per ringraziare il Presidente, il Segretario, i componenti del Centro Studi che così, devo dire, autorevolmente hanno voluto concedermi questo riconoscimento. Un riconoscimento che per me è anche un motivo di sorpresa, perché da una parte è sempre sorprendente ricevere qualcosa, ricevere un riconoscimento nella propria terra di origine, dall'altro perché i giornali di cui mi occupo e che ti dico, insomma, sono comunque giornali che non hanno, hanno diffusione soprattutto al centro nord, quindi per una volta si può dire che non è sempre vero quello che si dice quando si dice che nemo profeta in patria, insomma, ci sono occasioni come questa invece che lasciano pensare magari ci sono occasioni, possibilità nelle quali anche chi è andato via è in qualche modo seguito da lontano dalla propria terra, il che è un motivo sicuramente di orgoglio e di onore. Quest'anno ci siamo organizzati e quindi abbiamo realizzato questa 19ª edizione. E quest'anno, come ho detto prima durante il mio intervento durante la premiazione del dottore Marmo, è un anno di transizione, anzi sono due anni di transizione, perché l'anno prossimo festeggeremo i 20 anni del premio di giornalismo e fra due anni festeggeremo i 30 anni del Centro Studi Tegea, che non sono pochi. È una 19ª edizione che, come tutti gli anni, ci riempie di soddisfazioni, perché il premio, come sotto gli occhi di tutti, sta crescendo sia dal punto di vista organizzativo naturalmente, ma anche dal punto di vista del tenore anche dei premiati, cioè la qualità anche delle persone premiate sta aumentando. Questo ci onora, perché è un segno di attenzione particolare, ci sono tante persone che ci sono vicine anche a questo premio Tegea. Ogni anno non ci fa mancare il suo appoggio la Ferrarelle, quest'anno c'è anche la Pagano S.p.A., insomma tutta una serie di aziende e di uomini politici anche del territorio che anche quest'anno non ci fanno mancare il loro affetto e la loro vicinanza, e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Beh, io credo molto nel territorio, e ricevere appunto un premio, tra virgolette, più che un premio è un riconoscimento alla carriera, una carriera che sicuramente ancora è in via di sviluppo, perché io comunque arrivo adesso in accademia come professore associato e spero di proseguire lì a Napoli. Credo molto nella professionalità. Una cosa importante secondo me è portare nel territorio le nostre competenze. Penso tutti i presenti, tutti coloro che saranno avranno questo riconoscimento dal Centro Studi, hanno l'obbligo, direi, di portare qui nel territorio le competenze e aumentare quello che è incrementare quello che è la cultura, e quindi portare qui tutto ciò che necessita il nostro territorio. Credo che questi momenti sono di fondamentale importanza per la crescita del territorio quest'anno. Mio padre era di Teggiano ed io e mia mamma ha insegnato a Silla, per cui avere questo riconoscimento in questo luogo dove io ho trascorso anche alcuni anni della mia infanzia è per me una forte emozione, un ringraziamento che devo a Pietro Coiro, che è capace di organizzare e tenere viva questa manifestazione di anno in anno. Io come nefrologo, l'ho detto prima, mi sono occupato di trapianti renali, e l'informazione corretta sulla donazione degli organi, su quando si può donare gli organi, perché un fiammifero accenda una luce nell'essere che è ammalato, è di fondamentale importanza, per cui l'attività giornalistica, la diffusione delle notizie ha una importanza, sempre lo è sempre stato, ma oggi è veramente fondamentale per la conoscenza di tutto ciò che ci circonda.
Ma sicuramente ricevere un premio è molto importante, a prescindere. C'è l'unica cosa che io mi sono meravigliato, perché amo la mia professione. Certo, forse qualcuno ha deciso per me che ci voleva un premio e questo mi gratifica tanto, ma io continuo sempre a fare quello che so fare e spero di farlo sempre meglio. Certo, ancora mi deve impegnare ancora di più dopo questo premio, e questa è una cosa bella, è un vanto per me, per la mia famiglia sicuramente, però io continuo ad essere me stesso. L'informazione anche nella mia professione è tutto, perché per esempio se non siamo informati non possiamo fare. Voi giornalisti fate un lavoro per me immane e importante, sempre più importante, anzi ci deve essere un contatto diretto tra il giornalismo e anche la medicina. Certe volte vi dimenticate di noi e questo non va bene. Certamente che il Vangelo è buona notizia, è la verità, perciò le notizie, se sono giuste, se sono vere, portano la verità. Anche la verità potrebbe essere la verità dolorosa o verità che richiede cambiamenti, però sempre la verità che salva la persona e salva anche la società. Perciò è molto importante che le notizie siano vere, che portano alle persone la conoscenza che li aiuta di comprendere bene tutti gli avvenimenti che, diciamo, sul livello politico, sociale, religioso, in qualsiasi ambito della nostra vita, ma anche separare bene dal male. Oggi la popolazione segue molto l'informazione, va su internet, tanto è vero che è molto difficile che una persona si rivolga oggi ad un medico o a una struttura sanitaria senza essersi prima documentato, e siccome sa che esistono posti dove è possibile avere il massimo della cura, la pretende anche nel luogo in cui risiede. Quindi che ci sia un'informazione obiettiva che dica l'efficacia degli interventi, l'efficacia della prevenzione, l'efficacia della cura, ma in maniera obiettiva, senza illudere su cure miracolose o senza dare informazioni negativizzanti rispetto ad effetti possibili collaterali delle cure o di altre attività mediche, è molto importante. Tanto è vero che è importante anche che le persone si rivolgano ad interventi chirurgici, a chirurghi per effettuare interventi chirurgici, sapendo quali sono poi i pro e i contro degli interventi. L'informazione è fondamentale, perché è per qualsiasi cosa ed è per qualsiasi tipo di persona, qualsiasi persona, perché in effetti la complessità della vita di oggi richiede appunto l'informazione. Io sono stato rettore della mia università e penso che la cosa più importante che io abbia fatto è stata quella di avere un rapporto con gli studenti degli ultimi anni che si dovevano iscrivere all'università. E io dicevo sempre: informatevi, perché la scelta che voi fate è una scelta fondamentale per la vostra vita. E devo dire che sono stato seguito in questo, perché poi molti ragazzi che hanno scelto la facoltà universitaria sono venuti a ringraziarmi per questo fatto, perché informarsi per fare delle scelte, specialmente in questo caso di una scelta fondamentale, no, come quella degli studi universitari.